abbiamo pronto il bomber, possiamo dirlo. Massimo Coda, ti abbiamo voluto fortemente qui ad 8 Channel, non so se te l'hanno detto, visto che l'ultima volta ha portato bene. Io ti avevo anche detto, il tuo gol non mi è piaciuto molto, l'hai presa in parola perché hai fatto due gol strepitosi. Guarda, il primo eccezionale, veramente eccezionale. No, te l'avevo detto la scorsa settimana, ci tenevo a dare continuità a quanto fatto col Chievo, ci sono riuscito ancora di più in questa partita. Il gol, il primo, è stato bellissimo veramente, col sinistro che non è nemmeno il mio piede, però io ho questo pregio di saper calciare tutti e due, quindi è andata bene. La punizione... Te la sei presa la punizione? Perché eravamo io e me Musciai e gli ho detto fammela battere che faccio gol e l'ho fatto. Senti, nella partita col Chievo la tua corsa verso la curva era per dire io ci sono, hai dimostrato che ci sei, veramente si può ripartire. In studio si parlava di una spina dorsale, si parlava di Lucioni, Viola, Coda. Sì, no, oggi anche Nicolas veramente è stato spettacolare in mezzo al campo, nel secondo tempo ha recuperato 1000 palloni, secondo me Fabio, lo sappiamo, è fondamentale là dietro perché ti dà i tempi. Ti dà tanto secondo me a livello anche caratteriale. E poi sì, davanti ci sono io che l'ho detto, avevo bisogno di fiducia, adesso spero che il mister abbia capito che può contare su di me e spero di farmi trovare sempre pronto così. La dedica ai gol e poi la parola allo studio. Vabbè, questo ce lo meritiamo un po' tutti, dai, per dare un po' la speranza a questo campionato, per non morire senza nemmeno provarci, quindi per la squadra, per i tifosi, per il presidente, ce lo meritiamo tutti. A te Silver. Complimenti Massimo, complimenti anche alla tua mental coach, perché per rispondere a Sonia Massimo ha detto io devo tornare al microfono perché qui vinciamo, devo tornare lì, mica posso sentirmi dire che faccio un gol di non ottima fattura, e allora ne ha fatti due, quindi complimenti anche alla tua mental coach. Detto questo e messo da parte lo scherzo, bastano due vittorie consecutive per riaprire i giochi in buona sostanza, perché era anche preventivabile che davanti rallentassero, no? Considerate le difficoltà del calendario, ma soprattutto c'è lo spirito, che è lo spirito antitetico, completamente diverso rispetto a quello del girone d'andata. Penso che anche voi, no? Abbiate un pizzico di desiderio di rivalsa e di cancellare le sconfitte del girone sfortunato d'andata. Un altro spirito che davvero può dare un altro Benevento, un'altra squadra. È così il modo migliore per ripartire. No, il mio pensiero è che abbiamo già dato, secondo me, in maniera negativa nel girone d'andata. Adesso abbiamo tutto un girone di ritorno per rifarci in tutti i modi e dobbiamo farlo assolutamente. L'ho detto, ci dobbiamo provare. È iniziato bene rispetto all'andata questo girone di ritorno, quindi dobbiamo proseguire su questa continuità di rendimento. Lo spazio ad Antonio e Gennaro, ma quella strega che hai nello stemma lì, sul petto, sul giaccone, immagino sia tatuata anche, no? Cioè a questo punto sì. Se potevi magari anche aver pensato di scegliere un altro lido, un'altra destinazione, ora come si può abbandonare Benevento, visto che peraltro Roberto De Zerbi ti ha confermato con i fatti la fiducia e tu l'hai ripagata egregiamente. Sì, no, è inutile negarlo, fino a due partite fa ero già, penso, in partenza perché comunque non avevo fiducia, niente, volevo cercare di trovare un'altra situazione per che mi potesse mettere in mostra di nuovo. Per fortuna è arrivata proprio all'ultimo questa opportunità da parte del mister e ho detto, ho dimostrato, mi sono fatto trovare pronto e ora sono pronto a giocarmi le mie chance. Tony. Sì, allora anticipo che io ti faccio due domande. La prima è, ho sentito a volo una tua considerazione fatta proprio nel finale di match a Sky, dove hai detto adesso è veramente difficile andare via da qui. Ma l'hai pensato, eh? Eh sì, l'ho detto. Adesso mi sono preso una bella responsabilità sulle spalle, adesso penso anche il pubblico abbia capito che posso dare una mano a questo Benevento e quindi voglio veramente darla fino in fondo adesso. Io l'avevo detto, finché vestirò la maglia del Benevento darò il massimo e così ho fatto, quindi lo farò anche in futuro.
Sì, senti Massimo, eccomi alla seconda domanda. Ecco, tu parlavi di pubblico, ma io penso che tu l'abbia notato, hai fatto venire quasi giù lo stadio Vigorito, sia prima per il pareggio, poi per il gol del sorpasso, una punizione, proprio una fucilata incredibile, in un match dove hai fatto l'assist del terzo gol, hai colpito una traversa, hai preso un palo, hai lottato come un leone. Ecco, ma questo è Massimo Coda. Ma dov'era finora? No, io veramente ripeto, le prime tre partite sono stato solo sfortunato a livello di realizzazioni, poi magari non ero conosciuto a livello di giocatore magari inizialmente, quindi determinate cose non venivano viste. Adesso chiaramente viene visto un po' tutto, quando fai gol viene visto anche magari la giocata che fai per il compagno, la sponda, allora mi ti viene tutto più facile adesso, secondo me. Però in questo caso il palo e la traversa non ti hanno fermato? No, pensavo un sabato maledetto, invece per fortuna è arrivato quel grandissimo gol. Infatti mi potevo sbloccare solo con un gran gol, secondo me, dopo il palla attraverso. Ora così, ti sei ripreso quello che avevi perso a Genova, perché io ricordo che in Sampdoria-Benevento, con il Benevento avanti 1-0, Eurogol di Ciciretti, tu facesti una giocata aerea bellissima e il portiere... Viviano fece un miracolo, quindi ti sei ripreso quello che era tuo, Gennaro Iezzo. E gliel'hai messo nello stesso angolo di Genova, stavolta però non c'è più. Ma come faceva ad arrivarci? O no, Jenny, si poteva fare qualcosa? Sono sempre Antonio Martone, complimenti per l'umiltà che stai dimostrando. Bravo Massimo, davvero complimenti. Vai, Jenny, vai. Ciao Massimo, allora, mi sono alzato in piedi sul tuo gol, devo dire la sincerità, perché da come è partito dal piede sinistro si vedeva che si andava ad infilare proprio all'incrocio dei pali. Hai fatto un gol stratosferico, dividere con Viola, che ti ha dato un pallone incredibile. Sì. Però io vedo un Massimo Coda diverso dalle prime partite, perché non lo so, anche fisicamente ti muovi di più, attacchi lo spazio. E io penso che sia anche dovuto alla convinzione un po' di tutta la squadra, di tutti quanti voi, perché magari se prima facevi il movimento, magari con un po' di timore non arrivava la palla. Oggi sai che se tu parti e vai ad attaccare la profondità, la palla ti arriva, perché oggi c'è un po' di, c'è molta autostima rispetto a prima. E volevo sapere se questo è merito di De Zerbi, perché giustamente noi in studio abbiamo sempre detto che da quando è arrivato Roberto sta squadra, anche se non venivano i risultati, però già dava segnali di ripresa. E nelle ultime partite ormai vengono anche i risultati. Sì, no, con il mister proviamo determinate giocate durante la settimana, quindi quando magari c'è una situazione di gioco bisogna andare, capisci che magari la può dare lì e ci vai sicuro questa volta, perché il mister ci dà delle indicazioni precise, quindi noi cerchiamo di fare quello che viene detto. Che sul discorso fisico io ti vedo molto più, sì. Cioè, rispetto alle prime partite ti vedo proprio veramente molto più brillante. Penso che sia anche questo, perché Massimo Coda, che lo conosciamo tutti, è sempre stato uno che forse adesso aveva una certa confidenza con il gol. Lì... l'abbiamo visto anche a Salerno negli anni passati, però non era questo qua. Oggi vedo Massimo Coda che ricordiamo un po' tutti quanti. No, forse adesso dovrei stare peggio, perché era da tanto che non giocavo. Invece settimana scorsa ero uscito al 70° per crampi, questa volta sono riuscito a resistere, però oggi verso la fine li ho avuti di nuovo. Quindi no, fisicamente secondo me stavo anche meglio prima all'inizio, adesso ci arriverò pian piano. Stai male. Cioè, allora è meglio che stai male, è vero. Sonia, vai pure. Forse sì. Allora, avevate preparato la partita riconoscendo con umiltà la superiorità nella qualità della Samp, no? Quindi un primo tempo di contenimento, poi è arrivato questo gol, no? L'unico minuto di recupero. Ecco,
Che cosa vi ha detto De Zerbi nello spogliatoio? Perché voi avete dovuto cambiare tutta la, tutto il secondo tempo, avete dovuto ripensarlo, perché era il Benevento a questo punto che doveva fare il gioco contro una squadra abile nel tener palla. Sì, no, ci ha detto di non mollare, perché comunque avevano fatto solo quel tiro in porta fino a quel momento, avevano avuto tanto possesso palla, però lo sapevamo già all'inizio della partita. Purtroppo quando sono andato in vantaggio anche il mio pensiero è stato adesso sarà duro perché loro sono bravi a palleggiare la palla, quindi sarà difficile andarla a prendere. Invece ho detto prima, c'è stato uno spirito diverso, li abbiamo attaccati in avanti, noi abbiamo permesso di tenerla la palla facilmente e siamo stati bravi a ribaltarla, è stata quella la chiave. Perfetto, grazie mille, ancora complimenti. Mi vuoi fare un'altra promessa? La prossima volta 3 gol in una sola partita? Che vogliamo fare? No, c'è tempo, adesso facciamo 5 giorni di vacanza e poi si riparte.